Oggi parliamo di acqua come risorsa perché è bene che ci sia quando serve oppure fermarla quando è troppa, incanalarla, utilizzarla per tutti quelli che sono i fini eh, per cui è eh, importante. Naturalmente si parla di agricoltura ma si parla anche di servizio alle comunità locali. L'acqua è al centro di questa puntata anche per altri due motivi. Uno generale che si allarga ovviamente a tutto il mondo perché voglio ricordare che il 22 marzo di ogni anno ricorre la giornata mondiale dell'acqua istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 per sensibilizzare proprio sulla questione critica dell'acqua nella nostra era con un occhio di riguardo poi all'accesso democratico diciamo all'acqua dolce e alla sostenibilità degli habitat acquatici. Però, a parte il World Water Day c'è una motivazione che potremmo dire più regionale che è legata all'Emilia-Romagna eh, perché eh, in questi giorni è stata proprio una rinnovata stagione del CER possiamo definirlo intanto con l'ampliamento del canale Emiliano Romagnolo appunto eh, fino a Rimini e poi con l'elezione degli organi dirigenti per i prossimi cinque eh, anni e poi voglio anche ricordare che il CER è comunque una realtà che possiamo considerare non tanto non soltanto regionale ma anche nazionale per quello che riguarda la ricerca e le applicazioni e oserei dire anche è europea e molto di più ma ne parleremo nel corso della puntata, perché qui con noi abbiamo Massimiliano Pederzoli, riconfermato appunto, dicevo, eh, presidente Cer per i prossimi cinque anni, promosso all'unanimità dal nuovo consiglio dell'ente per il lavoro fatto proprio eh, nell'ultimo periodo. Le sue prime parole post-rielezione: ciò che abbiamo fatto è sotto gli occhi di tutti tra innovazione tecnologica e risparmio idrico, oltre a potenziare l'irrigazione, e di questo proprio parleremo. Grazie. Tonino Bernabè, Presidente Romagna Acque, Società delle Fonti SPA, che ci porta immediatamente eh, l'immagine suggestiva ma anche fondamentale di quella che è la grande diga di Ridracoli, che tra l'altro ha avuto questa cascata negli ultimi giorni con le piogge di febbraio e quindi è stata anche plurivisitata da un sacco di gente. Si trova nel parco naturale insomma, delle foreste casentinesi di Campigna, non è l'unica fonte di approvvigionamento, e ne parleremo però ci introduce dicevo in quello che è l'altro grande utilizzo della risorsa acqua che è quello eh, per uso civile quindi i potabilizzatori e tutto il resto ricordiamo anche che il bacino servito insomma a Forlivese, Cesenate la parte della Romagna, non per nulla la Romagna Acque, insomma se c'è un tot abitanti durante i mesi normali poi quando arriva l'estate insomma bisogna dare da bere a tutti e che tutti si possano lavare insomma io la traduco molto in soldoni ma alla fine diventa questo. Eh, prima di dare la parola a voi, io do la parola all'assessore all'agricoltura dell'Emilia Romagna, Simona Caselli. Il suo quadro generale è ampio, però insomma è calzante rispetto al tema e rispetto alla stagione. La Giunta Bonacini ha messo la, il contrasto al dissesto idrogeologico come una delle sue priorità. Quest'anno investiremo 100 milioni di euro su questo. Eh, dal piano Italia Sicura siamo riusciti a ottenere anche molte risorse aggiuntive, oltre a queste poi ci sono quelle previste nei piani di sviluppo rurale, sia per la parte di contrasto alle frane in area eh, agricola sia la parte ovviamente destinata da sempre alle attività dei consorzi di bonifica per cui diciamo che abbiamo risorse. Sul territorio di Parma ci sarà Uh, un investimento molto importante extra che è poi quello dedicato alle casse di espansione del baganza perché non succeda mai più quello che è successo qualche anno fa. Uh, naturalmente e quello da solo sono 50 milioni di euro circa, per cui è, una, è, è molto grande come impegno. Naturalmente poi c'è tutto il tema generale di come gestiamo le acque. Noi abbiamo visto che all'Expo molta parte dell'innovazione in agricoltura era proprio dedicata a come risparmiare acqua. E quindi questa sarà una delle nostre preoccupazioni. Adesso anche sui bandi che abbiamo fuori sull'innovazione la parte di risparmio dell'acqua viene proprio premiata anche perché tutta l'innovazione che riusciamo ad applicare è fondamentale. Poi bisognerebbe fare un lavoro sui piccoli e medi invasi, che si è un po' fermato perché erano stati individuati luoghi che erano cave, che però poi non sono state scavate per la crisi dell'edilizia. Quindi insomma diciamo che dobbiamo un po'... Uh, rifare il punto su questa questione è chiaro che i consorzi di bonifica sono uno dei principali interlocutori di questo lavoro il sistema delle bonifiche devo dire che ha funzionato molto bene, hanno fatto dei lavori molto importanti in questi anni ma soprattutto fanno anche una parte di lavoro che non si vede sinceramente, cioè che è quello anche di, di utilizzare i loro tecnici a favore dei comuni, soprattutto i comuni di Collino e Montagna quelli più deboli che magari non hanno una loro struttura tecnica e, e devo dire che questo è un lavoro di collaborazione tra parti pubbliche che è molto importante eh, peraltro che a parte ma poi ci sono i lavori fatti insieme anche ai contadini con una parte di volontariato, e anche questo è un, è un bel modello civico, tra l'altro, da portare avanti. Per cui gli effetti che ci sono vanno anche al di là di quello che si vede nei meri bilanci dei consorzi. Quindi, questo è un tipo di presidio del territorio di cui c'è assolutamente bisogno perché altrimenti sarebbe molto difficile, anche solo da Bologna, riuscire a capire quali sono le, le esigenze di ogni singolo territorio, di ogni singolo reticolo. È chiaro che è un lavoro che è sempre più importante per le ragioni che si dicevano prima, adesso per fortuna è un po' ha piovuto, però insomma chiaramente noi avremo a che fare con dei fenomeni sempre più estremi e rispetto a questi bisogna che ci, che ci attrezziamo e, e quindi la collaborazione tra le istituzioni è fondamentale per questo. Allora, due temi. L'acqua, quando non diventa risorsa, che diventa alluvione, ed è stato vissuto, ahimè, anche in questa regione. L'acqua, in un eh, periodo in cui i cambiamenti climatici ormai non sono nemmeno più un fatto di cronaca, ma una realtà. Allora, Pedersoli, in questo contesto, ovviamente macro-contesto, che ci ha presentato l'assessore, però eh, facendo fuoco proprio su quella che è l'attività del CER, allora, un territorio di 330.000 ettari. Nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlice, Sena e Rimini con associati agricoli ed extra agricoli. E proprio questo doppio cammino portato avanti dal canale Emiliano-Romagnolo è stato considerato un buon lavoro eh, per fini agricoli, quindi le coltivazioni d'eccellenza della nostra regione, ma anche, come dicevamo prima, per sostenere eh, l'utilizzo dell'acqua, la risorsa acqua per la popolazione, per le comunità. Che lì vivono. Sì, eh, indubbiamente abbiamo fatto molto in questi anni, ma molto resta da fare perché non c'è dubbio che eh, dei problemi ce ne sono ancora. Però eh, questa doppia funzione del canale Emiliano Romagnolo di portare acqua per l'agricoltura ma anche per le comunità locali laddove ce n'è bisogno, eh, che è stato poi in qualche modo sancito con la collaborazione strategica collaborazione con Romagna Acque. Soprattutto per quello che riguarda la Romagna, che è l'ambito di competenza, ma poi il Presidente dirà: ecco, è, Direi che è fondamentale per garantire un territorio notoriamente deficitario di acqua, in particolare la Romagna, ma anche poi le province di Bologna e di Ferrara che hanno grandi necessità, grandi necessità idriche relative in particolare all'agricoltura. Devo dire è stato un passaggio fondamentale. Ma eh, c'è anche un altro aspetto che io vorrei sottolineare, ed è l'aspetto ambientale, perché eh, noi portiamo l'acqua anche in una terra dove c'è un fenomeno che è riconosciuto anche attraverso una legge che è quella della subsidenza. C'è una legge speciale per Ravenna e per Ferrara. Sappiamo che i nostri territori purtroppo s'abbassano per una serie di cause, tra le quali l'emungimento del suolo, non solo quello a dire la verità. Perché ci sono le trivellazioni del gas in Adriatico, ci sono delle polemiche, c'è l'eustatismo del mare che crescono comunque i mari di, di, di livello e quindi insomma poter sostituire le acque di falda con quelle di superficie è un altro di quegli aspetti che ha portato a, suo tempo a far sì che ci fossero finanziamenti importanti da parte del governo. Eh, per fare in modo che venissero costruiti i cosiddetti impianti a usi plurimi, ovvero impianti che, diano, eh, che portino la risorsa ai, ai, agli agricoltori, ma anche laddove c'è nella necessità, che vengano utilizzati sia per uso industriale, ma anche per quello eh, che riguarda l'idropotabile, perlomeno sotto forma di vettoriamento, cioè di portare acqua che non è nella nostra concessione, ma è nella concessione Romagna Acqua e che però la vettoriamo, visto che di canali ce n'è uno e deve venire dal Po e dai 140. Chilometri, è difficile farne un altro Tutto, certo. eh, domattina, soprattutto perché ci sono dei costi che sono sì, anche eh, insostenibili al acqua, momento. Quindi, insomma, eh, certo. Far salire l'acqua non è da tutti, insomma. No, diciamo la mandiamo, mandiamo all'insù per cui. Eh, insomma diciamo che si intrecciano queste sinergie che danno insomma, certamente grandi garanzie agli abitanti della, delle, delle province che vengono interessate alla vicenda e soprattutto in particolare in Romagna quando d'estate la popolazione aumenta perché c'è il turismo a dismisura sì, no? aumenta sì. esponenzialmente ecco questa è una garanzia anche per tutte le altre attività economiche certo, tanti, quando si parla di usi plurimi ovviamente l'industria perché non è solo l'agricoltura che usa l'acqua ma c'è tutto il comparto artigianale e industriale e poi dicevamo gli usi civili. Allora, Presidente Bernabé, come la mettiamo allora con il CER? Come è nata questa e, e a cosa serve? Cioè, davvero, uh, qual è il territorio che viene servito, con quant'acqua, da dove arriva quest'acqua per voi e come si intreccia con quella del canale Emiliano-Romagnolo? Direi che la sinergia con il CER è strategica, e ora dirò perché. Noi dobbiamo dare acqua potabile a 1.100.000 abitanti residenti in Romagna, oltre naturalmente alle presenze turistiche estive che fanno aumentare oltre i consumi la domanda di acqua. Eh, tenendo inoltre conto che la qualità della vita nella nostra regione è alta si vive di più e, e chiaramente il benessere porta diciamo, più domanda, più necessità. Certo. E, noi dobbiamo fornire mediamente ogni anno 110 milioni di metri cubi d'acqua e come territorio servito parliamo delle tre province della Romagna, Ravenna, Forlicesena e Rimini e diamo anche l'acqua a Gabice e alla Repubblica di San Marino attraverso l'azienda di Stato per i servizi. E, naturalmente ecco, il nostro cliente principale era SPA perché noi all'interno del servizio idrico integrato ci occupiamo della captazione, quindi della raccolta dell'acqua piovana del trattamento, della potabilizzazione e dell'adduzione fino ai punti di consegna. Poi subentra il gestore, quindi ERA, che fa la distribuzione alle utenze domestiche e la fognatura e depurazione eh, per chiudere il ciclo idrico. E, la Romagna ha una flessibilità importante, ha un'integrazione di fonti diversi. La diga di Ridracoli chiaramente rappresenta la fonte principale perché di questi 110 milioni di metri cubi rappresenta il 50% del fabbisogno. Come Influiscono i cambiamenti climatici rispetto alla disponibilità? Io credo che, rispetto ai negazionisti dei cambiamenti climatici, la risposta sia che i cambiamenti climatici sono già in atto perché abbiamo avuto uno degli inverni più caldi degli ultimi cent'anni e abbiamo visto eh, l'impatto eh, del clima sulla disponibilità idrica. Eh, non è piovuto fino a metà febbraio. Certo. Eh, quindi, ecco, noi, se non avessimo avuto l'integrazione, grazie alla potabilizzazione, il, al potabilizzatore della standiana, sul Dismano vicino a Mirabilandia, Ravenna, eh, non avremmo avuto eh, quella flessibilità che oggi il sistema ci garantisce. Siamo passati già eh, del resto in tre crisi idriche: una c'è stata nel 2007, un'altra c'è stata nel 2011 e nel 2012 e non avevamo il potabilizzatore della Standiana che eh, ha un vettoriamento di acqua dal canale Emiliano-Romagnolo. Ecco la sinergia. Con il C quindi di derivazione da, da Po, arriva esatto. dal cavo napoleonico e i 40 km di condotte che abbiamo realizzato per il potabilizzatore della Sandiana si integrano col, con le restanti 560 km dell'acquedotto di Roma, quindi parliamo di 600 km complessivi di condotta che garantiscono quell'integrazione e quella flessibilità. Parliamo di un'ulteriore un fonte superficiale che rappresenta, oltre ai Dracoli, il secondo polo. Eh, Idrico della Romagna in grado di produrre fino a 20 milioni di metri cubi d'acqua, eh, fino a 1100 litri al secondo, e ehm, ci ha permesso, diciamo, per trattenere più acqua a ridracoli finché non è piovuto, di dare acqua alla costa romagnola, alla bassa Romagna e all'area all ravennate. Quindi, come dire, eh, si è garantita di fatto questa flessibilità e, come diceva prima il presidente del CER del Zoli, eh, Abbiamo rispettato uno degli obiettivi strategici del piano di tutela delle acque della Regione ridurre i prelievi da falda ridurre i prelievi da pozzi ecco, per preservare è dalla subsidenza questo è molto importante perché non viene sempre compreso cioè l'acqua non è acqua uguale, dipende da dove la prendi esatto. come la usi, dove la metti cioè questo è un concetto molto importante in aree come dicevamo eh, che sono povere eh, di, di quest'acqua che se no se uno la va a prendere dal fondo ahimè dopo il terreno insomma, si affossa ancora maggiormente ecco, questo è un elemento estremamente fondamentale eh, tra l'altro eh, a questo punto volevo invece eh, approfondire solo un attimo quello che è il tema poi che fa conoscere il CERI invece al mondo degli agricoltori, è nato per quello, non per nulla, ci sono poi i consorsi di bonifica che eh, alimentano insomma, eh, tutti i vari associati e consociati perché possano utilizzare l'acqua quando serve. E, allora a questo punto io vi vorrei proporre un altro filmato oh, che ci fa vedere. Eh, alcuni progetti in atto e ci racconta anche insomma, un altro pezzo della storia del cerco. In questa storia antica, oltre 400 anni, iniziato nel 1955, non è ancora finito, possiamo dire, perché sta appunto arrivando eh, a Rimini con un'ulteriore metratura di costruzione. Vediamo il filmato e poi ne riparliamo insieme. In questo momento sono stati aperti i bandi del PSR 2014-2020 della Regione sulla misura 16 che è la costituzione di gruppi operativi per l'innovazione e sono state individuate diverse tematiche tra cui sul focus area 5A rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura che è esattamente il lavoro che noi da più di 60 anni stiamo portando avanti come area agronomica ambientale del, del consorzio del CER e, e c'è proprio un, un preciso bando che si riferisce all'efficientamento all dell'uso dell'acqua con ricadute territoriali e consortili e quindi stiamo mettendo in campo cinque eh, progetti eh, che riguardano da una parte l'efficientamento e dell'organizzazione dell'uso dell'acqua da parte dei consorsi di bonifica, sempre sfruttando il nostro sistema esperto Irinet. C'è un progetto che eh, chiamiamo Paratoie Intelligenti che vorrebbe legare la conoscenza del territorio e la registrazione di tutti gli agricoltori di un determinato distretto Irrigo al servizio Irrinet sulla base della conoscenza delle esigenze irrigue. E che noi possiamo avere a livello giornaliero, il consorzio potrà gestire in automatico le paratoie che gestiscono la, eh, la distribuzione dell'acqua a livello territoriale. Altri progetti che stiamo mettendo in piedi riguardano l'uso efficiente dei sistemi irrigui, per esempio sulle colture frutticole, eh, la climatizzazione dei frutteti con il doppio impianto e l'efficientamento e, la, e la, comunque la messa a punto di tecniche irrigue sempre più efficienti come l'irrigazione a goccia a bassa portata con l'ala gocciolante interrata. Altri progetti riguarderanno invece l'integrazione tra eh, tutto il mondo di eh, sensoristica. E di stazioni meteo, di sensore di umidità del terreno che molte eh, organizzazioni di produttori stanno portando avanti, cerchiamo di fare un progetto che vuole integrare il sistema IRINET e IRIFRAME del mondo della bonifica che comunque la Regione Emilia-Romagna ha, ha preso a riferimento ed è già presente dentro i i programmi di produzione integrata, vogliamo provare a integrare le informazioni che vengono dal mondo privato della sensoristica con il modello di bilancio idrico per migliorare sia il, la bontà del, del risultato del bilancio idrico e integrare e evitare anche che gli agricoltori utilizzino nel modo non corretto tutta la sensoristica. E altri progetti riguarderanno la rete invece di monitoraggio della falda ipodermica, che verrà integrata con una modellistica legata all'andamento delle precipitazioni da una parte e all'influenza dei canali irrigui di bonifica durante l'estate sul sostegno della falda ipodermica stessa. Con questo progetto, che è in fase realizzativa, copriamo altri due chilometri fondamentali e quindi siamo in penetrazione verso Rimini: nel senso che eh, finalmente riusciamo a dare un contributo reale anche al di là dell'uso. Il progetto generale del CER prevedeva l'arrivo fino all'uso, e questa invece è la dimostrazione che. Mm, con grande, grande perspicacia siamo riusciti con questo progetto a entrare anche pesantemente all'interno del territorio di Rimini. Sono due chilometri e mezzo, su un totale di 3,3 finanziati. È un lavoro che sta andando bene, nel senso che per fortuna abbiamo avuto un, un inverno molto siccitoso e quindi dal punto di vista lavorativo questo ha fatto sì che il 50% dei lavori siano già stati realizzati. Eh, chiaramente eh, ne abbiamo ancora una buona metà da poter realizzare, entro la fine di quest'anno comunque come stabilito in contratto dovremo riuscire a collegare il Rio Pircio, che è la nostra destinazione finale dell'acqua, al tratto già eseguito a valle del fiume Uso a portare e ad aggiungere al CER 133 km, ulteriori 2 km all'interno della provincia di Rimini. La cifra è importante, si parla di 12 milioni di euro totali di quadro economico, 6 milioni di euro andati in gara, con il ribasso notevole attorno al 50%. Insomma. Ecco, abbiamo messo insieme i progetti perché in effetti abbiamo parlato dell'ampliamento, allungamento diciamo così, del canale Emiliano Romagnolo, ma anche i progetti da un punto di vista eh, agronomico ambientale, posso dire così, Pedersoli. Un elemento che veniva fuori eh, che mi piace e se ne parla molto oggi è il bilancio idrico. Oggi come oggi molte aziende, non solo agricole, sono chiamate ad esempio eh, a ehm, certificare in qualche modo la loro impronta idrica e quindi il bilancio idrico è praticamente. Data una produzione, il processo e la, 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 la materia che poi si propone, eh, l'acqua che si consuma e quindi la correttezza dell'utilizzo. Insomma, l'ho detta un po' in maniera semplicistica, ma così non è. E tra l'altro voi come CER avete portato avanti, dicevamo prima, e lo sentivamo anche dalle testimonianze, questi progetti di cui è bene insomma, parlarne, perché questo sistema esperto eh, Irrinet, poi diventato il reframe per dare. Insomma, una connotazione più europea, cioè sono dei veri sistemi utilizzati dagli agricoltori e quando si dice l'agricoltura 2.0, qui siamo anche oltre perché c'è un collegamento diretto eh, via web, telefonini, eccetera. Ma c'è un'applicazione estremamente pratica di risparmio. Credo che nella giornata mondiale dell'acqua sia un elemento da ricordare. Sì, eh, il canale Emiliano Romagnolo eh, da molto tempo si è preoccupato di questo aspetto, quindi non solo di portare acqua, di sollevarla e di portarla alle aziende agricole e oggi anche ad altri soggetti come Romagna Acque che sono di tipo diciamo, extra agricolo, sia per l'idropotabile che per l'industriale, ma ci siamo sempre preoccupati da molti anni fa... Ehm, di usarla bene quest'acqua, di risparmiarla, non fosse altro perché la mandiamo in salita e mandandola in salita costa perché l'energia sostanzialmente i costi sono quelli dell'energia elettrica. E, ehm, quello che lei ha sottolineato prima, da un lato il nuovo tratto di canale, dall'altro però la sperimentazione, la ricerca, sono le due facce della stessa medaglia. Da un lato portiamo l'acqua per distribuirla, dall'altro cerchiamo di consigliare gli agricoltori su come usarla bene perché l'acqua. L'acqua è un prodotto finito, non è infinito, eh, tant'è che in quelle stagioni in cui piove poco, l'ultimo inverno, se non era per le piogge abbondanti adesso che ci sono state da metà febbraio fino ai giorni nostri, eravamo nell'inverno probabilmente più seccitoso del secolo, come è stato ricordato poc'anzi. Eh, per cui eh, insomma il fatto di avere un sistema che consiglia agli agricoltori quando irrigare, quanto irrigare. E anche adesso ultimamente stiamo collaudando se è economico farlo, perché alla fine che non costi certo. di più l'irrigazione che si fa rispetto al beneficio che si ottiene, ecco è un sistema molto avanzato che sostanzialmente, certamente in Italia ma anche in Europa non lo fa nessuno. Noi l'abbiamo cominciato a sperimentare il nostro ufficio agrario che è piccolo di numeri, cioè nel senso che sono poche persone ma sono altamente professionalizzate, sono degli ottimi tecnici, degli ottimi sperimentatori, tutte persone laureate in agraria, insomma veramente in gamba, diretta dal dottor Mannini che poi anche Direttore che avremo tra l'altro ospite nella prossima puntata e quindi daremo proprio anche qualche consiglio utile relativo a quelle che sono le colture rispetto anche alle previsioni pluviometriche, posso dire così. Insomma, azzardiamo un pochino, però insomma entriamo proprio a contatto diretto con gli agricoltori come insomma, gruppo base di riferimento. Eh, infatti, e quindi insomma è stato fatto un lavoro negli anni, molti anni, eh. non stiamo parlando di 5-10 anni ma. È da, da diversi decenni che il CER ha iniziato questa attività di sperimentazione, tra l'altro eh, il CER eh, collauda, sperimenta anche eh, in quasi tutti i materiali che servono, gocciolatori, eh, tutti gli irrigatori, nebulizzatori nella nostra azienda sperimentale, sono state fatte molte prove. E adesso insomma in qualche modo siamo diventati in riferimento certamente a livello nazionale, ma anche direi a livello europeo perché i nostri tecnici vengono chiamati poi in certi gruppi di lavoro europei e che questo Abbiamo visto anche all'Expo, abbiamo visto esatto. quale sia la, eh, la professionalità de, de, del nostro personale che si occupa di queste cose. Tant'è che poi stiamo estendendo a livello nazionale sotto il nome di ReFrame a, agli altri territori nazionali, a coloro che ne vogliono fare uso, agli altri consorzi di bonifica. Eh, eh, questo, questo sistema che comunque in questa fase, dove anche sull'utilizzo delle risorse idriche sono state emanate delle europea dei regolamenti sulla condizionalità e questi regolamenti ti vincolano all'utilizzo delle risorse europee per esempio per quello che riguarda la costruzione di nuovi impianti di irrigazione in vasi piuttosto che condotte, impianti pluvi rigui e così però devi dimostrare il risparmio idrico. Ecco, Il nostro strumento è Esattamente quello che serve per dimostrare il risparmio certo. idrico e per fare in modo. Tant'è che ci sono anche regioni che hanno inserito proprio nelle misure del PSR eh, l'attività, la, la, insomma, quello che noi facciamo con Iri in Emilia Romagna, ma con i RIFREN come certificazione nelle altre regioni, sì, e sul quale anche danno <ride> dei contributi alle aziende, eh, purché, purché eh, intraprendono questa strada virtuosa. Abbiamo ottenuto, stiamo ottenendo Emilia Romagna, che sta. È stata la prima a partire perché voglio anche ricordare per dare a Cesare quel che è di Cesare che il tutto è partito molti anni fa col contributo della Regione, poi abbiamo portato avanti noi, ovviamente, tutto quanto. Ma inizialmente è stata diciamo, una, una regione, c'è stata una sensibilità mm. importante. E devo dire ecco, che anche in questo insomma, la nostra Regione. Eh, ci consente di essere un'eccellenza, ecco perché c'è questa sensibilità, c'è questa volontà di innovare, di andare verso il futuro nel rispetto dell'ambiente. Questo, secondo me, il grande tema che dovrebbe animare tante cose. Sicuramente an anima la nostra attività, l'attività dei consorzi di Bonifica, in particolare del canale Emiliano Romagnolo. E anche il senso di fare rete che ci ricordava proprio l'assessore Caselli in apertura. Quindi eh, esatto. a Cesare quel che è di Cesare. Le Singole competenze, però poi le mettiamo tutte insieme e andiamo avanti. Eh, volevo Bernabè eh, affrontare un attimo anche il tema della qualità delle acque sì. perché è importante. Io, ad esempio, eh, ho trovato che eh, voi dite: se controllando l'etichetta di una qualunque marca di acqua imbottigliata, adesso andiamo proprio all'uso eh, del bere, si noterà che i controlli sono effettuati in media ogni due anni. Invece, l'acqua distribuita dall'acquedotto della Romagna viene sottoposta a oltre 160.000 controlli ogni anno. Quindi diciamo copertura del fabbisogno idropotabile, fonti di approvvigionamento che abbiamo detto, ma anche garanzie e controllo, anche questo credo che quando si parla di acqua sia importante. Sì, l'acqua da noi è controllata e garantita fino all'utenza domestica, quindi fino al rubinetto. Un sistema, abbiamo un sistema integrato di controlli, ci sono i controlli che fa Romagnacque con i suoi laboratori, con gli accordi che ha anche con soggetti istituzionali importanti, e, i controlli che fa il gestore e naturalmente ecco, noi facciamo anche ricerca perché oltre a quello che è l'obbligo che dà la normativa europea e nazionale sulla sulla salute umana rispetto al controllo delle acque, facciamo anche una gestione attiva, avendo firmato una convenzione con scienze ambientali a Ravenna, cerchiamo anche di studiare i nuovi fenomeni rispetto ai, agli inquinanti emergenti, eh, anche perché i fenomeni di inquinamento eh, vengono subiti dove c'è maggior influenza dell'impatto umano sul, sul suolo e penso soprattutto nei, nelle zone a valle. Eh, rispetto invece a dove, viene, dove nasce l'acqua, penso ad esempio ai comuni montani, al parco nazionale delle foreste casentinese o nel caso del riminese eh, la conoide del marecchia. E chiaramente ecco, l'influenza di come si fa agricoltura o di come si fa industria eh, ricade tutto nell'acqua, ma anche gli stili di vita delle persone eh, come dire, impattano poi rispetto certo. agli scarichi sull'acqua. E quindi, ecco, se non vengono studiati gli inquinanti emergenti rispetto anche all'impatto che hanno fenomeni come gli interferenti endocrini sull'acqua, eh, probabilmente, come dire, certi aspetti sfuggono a chi fa un'azione attiva rispetto alla qualità dell'acqua, eh, che diventa diciamo, un'azione intelligente. Eh, può garantire eh, la qualità eh, e può naturalmente farlo in maniera, trasparenza, in, qua, in maniera trasparente in quanto oltre alle informazioni che dà il gestore ci sono eh, le informazioni che dà Acque fino al punto di consegna e eh, noi abbiamo sul nostro sito una cartina georeferenziata fino ai serbatoi dove viene fatta la consegna al gestore. E, è possibile diciamo, vedere dall'ultimo controllo fino ai controlli precedenti, quindi i cittadini in base alla zona dove abitano sono in grado di comprendere qual è la fonte dove, da cui viene prelevata e distribuita l'acqua e, e diciamo, okay. i parametri chimico-fisici rispetto all'acqua che viene distribuita. Le faccio solo così una. Eh, in questi ultimi tempi lei ha parlato prima insomma del fatto che appunto l'approvvigionamento sì. eh, ovviamente attraverso il canale Emiliano Romagnola è stato garantito durante questo inverno siccitoso. Poi sono arrivate le piogge e addirittura c'è stata la tracimazione della diga di Ridracoli. Con sì. questa grande cascata la tracimazione è un elemento positivo perché garantisce molta acqua e questo è il senso. Sì, la tracimazione è un elemento positivo perché è un messaggio che. Diciamo abbiamo acqua sufficiente per traguardare l'estate. Prima dicevo il problema rispetto a un inverno e a un autunno eh, in cui eh, rispetto alle condizioni normali, meteoclimatiche di stagione arrivano le piogge, le piogge si stanno riducendo e concentrando. Quindi quando arrivano possono fare anche dei disastri rispetto alla gestione del territorio. Penso a tutto il fenomeno che ricordava prima l'assessore Caselli di dissesto idrogeologico per cui il tema dello stoccaggio, della raccolta dell'acqua diventa strategico. Io ripeto, eh, Ridracoli ci deve garantire il 50% il 90% di questi 110 milioni di metri cubi. Eh, il podabilizzatore della Standiana ci ha permesso di dimezzare le produzioni da falda e ricordo anche l'impatto energetico certo. delle produzioni da falda perché quando abbiamo avuto le crisi idriche precedenti ogni 10 milioni di metri cubi prodotti da falda abbiamo avuto un milione e 8 di costo energetico. Noi oggi, grazie all'acqua, riusciamo anche a produrre energia idroelettrica. Noi entro il 2018, grazie agli investimenti che abbiamo fatto in questi anni a proposito di sostenibilità sul fotovoltaico e l'idroelettrico, riusciamo ad arrivare ad un'autoproduzione del 40%. Quindi, l'acqua è anche una fonte di, per, produrre, per produrre energia e anche qui per fare una gestione intelligente, perché. L'acqua è necessariamente, come dice il titolo della vostra trasmissione, legata alla gestione del territorio, cioè. quindi anche alla gestione ambientale perché la gestione eh, da quando diciamo, Romagna Acqua era un consorzio di comuni ad oggi eh, sono sempre state spese risorse per preservare, per preservare la diga rispetto al rischio di interimento, non c'è stato interimento perché sono stati fatti investimenti. L'altro aspetto importante sono gli investimenti sulle reti perché eh, come dire, sarebbe assurdo, come avviene in tante realtà nazionali, che la gran parte dell'acqua che viene trattata e potabilizzata poi venga dispersa nelle reti, qui in Romagna, grazie agli investimenti Questo che vengono fatti nelle reti. Mm -hmm. Eh, I cittadini magari non le vedono perché non vengono tagliati nasti e fatti in inaugurazioni, ma vengono spese delle risorse grazie alla, alla politica tariffaria, per cui come dire, non abbiamo dispersioni perdite di rete e l'acqua riusciamo a eh, garantirla e trattarla. Perché quando eh, l'acqua serve se non viene trattenuta, se non vengono fatti quegli investimenti rischiamo di non averla perché l'abbiamo dispersa prima. Questo in Romagna. Non accade perché appunto c'è una, una gestione intelligente attiva grazie a una politica degli investimenti che è sempre stata in grado di avere una visione del futuro. Quando, Un po' più strategica. Sì, anche. quando Infatti, è stata pensata Romagna Acque nel... Quest'anno compriamo 50 anni, ah, nel 66 compleanno. è nato il Consorzio Acque, eh, quegli amministratori che erano i sindaci della Romagna hanno avuto una visione di futuro, oggi dobbiamo fare altrettanto perché i cambiamenti climatici ci fanno interrogare. Il tema della riduzione ulteriore dei prelievi da falda e dell'aumento della disponibilità idrica grazie agli stoccaggi e alle fonti superficiali, il CERE è una di queste. Eh, però ecco anche, anche qui c'è da, da riflettere, perché comunque essendo un'acqua che viene dalle Alpi e viaggia per tanti chilometri ha un, ha un impatto energetico, perché appunto ci sono poi i costi dei sollevamenti e anche su questo insomma, occorre eh, interrogarsi perché tutto quello che è l'efficientamento, la riduzione dei costi, una gestione intelligente sul piano ambientale poi eh, impatta positivamente rispetto alle tariffe dei cittadini. Eh, più siamo bravi a ridurre i costi facendo buona ed efficiente gestione, più i cittadini ne hanno vantaggio in tariffa, ovviamente. E credo che questo vada portato ad esempio ehm, perché, da altre parti d'Italia, come dire, eh, sono in ritardo con gli investimenti, ma penso anche tutta la parte depurativa. Uno degli, degli elementi di vanto della nostra regione è che questa regione non ha infrazioni europee perché ha fatto sistemi depurativi. Romagna Acque nel suo piano degli investimenti, ha una. Noi investiamo 330 milioni in Romagna e 120 di questi sono investiti nella depurazione. Abbiamo realizzato il depuratore del Savio, il raddoppio del depuratore di Santa Giustina nel Riminese, interveniamo sul piano di salvaguardia della balneazione rispetto al tema degli scarichi a mare di Rimini. C'è anche il tema che il ciclo si chiude rispetto al fatto che non ci sono scarichi a mare e c'è una restituzione dell'acqua all'ambiente depurata. E in maniera tale da diciamo, avere un ciclo finito, insomma. quindi come dire, questa gestione ambientale eh, ha un impatto sul futuro, sulla salute delle, diciamo, dei cittadini romagnoli e delle generazioni future, per cui credo che come dire, molte cose non vengono purtroppo eh, non sono conosciute dai cittadini, certo. però è importante è un po il scopo, dirlo, perché appunto infatti, ripeto, la gestione dell'acqua, diciamo, sia per gli usi industriali, sia per gli usi agricoli, sia per gli usi domestici, ma anche rispetto non solo al tema dell'idrico, ma anche rispetto al tema della depurazione. Eh, è, è un ciclo finito per cui se non ci sono le risorse, se non, non c'è una politica di programmazione legata al territorio, il rischio è che tutto quello che non si fa oggi si paga domani. Quindi ci deve essere una programmazione e devono essere diciamo, messe le risorse oggi affinché si continui a fare quello che si è sempre fatto adesso io da una grande diga di Romagna andrei a una diga eh, nell'Emilia perché ci porta poi eh, in territorio piacentino un tour che fa vedere ancora quanto c'è questa integrazione insomma tra consorsi e regione insomma come ci sottolineava prima anche il presidente eh, Pedersoli eh, e eh, soprattutto per evitare che l'acqua diventi da risorsa un elemento naturale invece che determina grandi disastri. In questi ultimi anni oltre 2 milioni 200 mila euro sono stati eh, da questo punto di vista, si sono, sono diventati interventi per la sicurezza del territorio, eh, abbiamo però la necessità di proseguire anche alla luce degli studi e eh, l'obiettivo è quello a breve di dar corso a interventi per altri oltre 2 milioni di euro che consentiranno di dare risposte non emergenziali ma strutturali per migliorare la sicurezza del territorio. Non ci si ferma lì, c'è in corso anche una, un confronto fra enti perché dovremo arrivare a costruire un nuovo piano di laminazione in funzione chiaramente dell'emergenza. Adesso la, la progettazione guarda questi oltre 2 milioni di euro. Eh, guarda questo percorso eh, di piano di gestione della diga di Mignano appunto in funzione della sicurezza più complessiva del territorio in piena collaborazione chiaramente col consorzio di bonifica, credo che ci sia l'attenzione e la volontà di tutti a fare in modo che eh, davvero anche di fronte al cambiamento climatico eh, le, le nostre comunità, le nostre le attività anche del territorio siano il più possibile preservate e siano sempre più sicure. La situazione di attenzione c'è sempre da parte della prefettura perché qui, qui ci sono varie strutture, non solo questa diga del Mignano ma anche quella di boschi e, ed altro. Ma in ogni caso questa è una diga che ha una portata eh, molto, molto grande, e qui arriviamo a 12 milioni di metri cubi di acqua. Quando ci sono piogge abbondanti... Se quelle piogge non ci fosse la diga scenderebbero per l'Arda, andrebbero a, a, ad allagare i paesi da Fiorenzuola in giù. L'ultimo esempio è stato per a, il 13-14 settembre con le luvioni del Nure e del Trebbia e nella diga di Mignano abbiamo avuto in ingresso un volume di acqua tre volte superiore a quello che rilasciavamo, però quello che è stato rilasciato è quello che l'Arda riusciva a trasportare, immaginiamoci se non ci fosse la diga. Il nostro percorso deve partire così, più sicurezza, ma la sicurezza viene dalla prevenzione. A Piacenza la prevenzione oggi più urgente da fare è sull'Arda. L'Arda non è in grado di trasportare le acque che quel bacino idrografico raccoglie. Possiamo poi dire l'evoluzione del clima, le manifestazioni delle piogge, tutto quello che vogliamo. L'oggettività è che più di una volta abbiamo registrato che l'Arda è in grado di portare e trasportare un terzo dell'acqua che scende in quelle vallate. Quindi, in modo particolare, dobbiamo fare attenzione perché le risorse vengano orientate su interventi di eh, ridimensionamento delle capacità di trasporto dell'arda. Sostanzialmente, l'arda deve ritornare ad essere un torrente, un fiume, come si vuole chiamarlo, che sia in grado di trasportare l'acqua che scende sulle montagne. Ci avviamo velocissimamente alla conclusione perché abbiamo un po' sforato, allora Presidente eh, Pedersoli possiamo mettere insieme questi investimenti che riguardano appunto il territorio di tutta l'Emilia Romagna rispetto ad un'acqua che va in qualche modo trattenuta con questi investimenti che parlano anche di progetti europei come dicevamo prima del CER che mettono insieme l'utilizzo dell'acqua come risorsa buona, cioè questo duplice aspetto è l'elemento fondamentale da tenere sott'occhio ma non c'è dubbio, ormai le, le attività devono essere integrate, cioè non si può agire eh, diciamo, a scatole chiuse, e, è, questa è una, è una di quelle ecco, in buona sostanza, e, credo che il principio, lo slogan ecco, tra virgolette, che potremmo lanciare è quello di eh, accumulare l'acqua quando c'è per usarla quando non c'è, visto che ormai eh, eh, il che sembra banale ma non lo è. Eh, eh, il clima è cambiato eh, radicalmente perché il cambiamento climatico è già in atto e quindi abbiamo dei lunghi periodi siccitosi accompagnati da piogge violente che sono esattamente i climi dove eh, c'è in quelle zone del mondo dove c'è la siccità, cioè è capace di stare parecchio tempo senza piovere, poi quando piove piove tantissimo per cui insomma in qualche modo bisogna attrezzarsi da un lato per trattenere l'acqua, per usarla bene, certamente poi il discorso del dissesto idrogeologico può servire anche per quello, una diga come è accaduto nel Piacentino in un momento di emergenza la diga ha fatto un po' da barriera certo. e, e diciamo non è arrivata tutta l'acqua tutta in una volta. Dall'altro bisogna eh, continuare a studiare e farlo sempre meglio, come peraltro stiamo facendo proprio col, col nostro ufficio scientifico agrario del CER, eh, per utilizzarla quando l'abbiamo conservata poi la dobbiamo tra virgolette centellinare, cioè usarla bene, fare in modo che duri il più possibile fin tanto che non arriveranno le nuove piogge, perché purtroppo la realtà del nostro paese in generale ma anche qui dalle nostre parti in, Romagna, purtroppo, in Emilia Romagna la realtà purtroppo è quella fenomeni violenti che sono sempre più frequenti intervallati a lunghi periodi dove non piove questa è la realtà poi di qui a 50 anni non lo so dire a proposito dei prossimi 50 anni, e concludo io, non riesco più a darvi la parola, c'è proprio stato recentemente un incontro che ha coinvolto anche il consorzio di eh, Romagna Acque, dove si è siglato una specie di patto dell'acqua che coinvolge diversi comuni, soprattutto eh, comunali, insomma eh, romagnoli. E praticamente è stata lanciata quest'idea di uno studio tecnico che permette di fotografare la disponibilità della risorsa idrica nei prossimi 50 anni, eh, proprio perché insomma il clima sta cambiando e il clima sta cambiando è un pochino anche il tema che in questo caso i consorsi di bonifica con ambi e eh, i singoli eh, consorsi lanciano per i ragazzi anche in questa stagione con il concorso eh, che di anno in anno si rinnova acqua e territorio come il titolo della nostra trasmissione per i ragazzini delle elementari e delle medie sul tema le variazioni climatiche e le ripercussioni sul territorio. Scendi in campo anche tu, racconta per immagini una storia in grado di emozionare e stimolare la consapevolezza collettiva e la condivisione di questi importanti temi. Viviamo l'acqua. Il 18 marzo è la scadenza, e poi naturalmente vedremo eh, tutti gli elaborati che arriveranno. Grazie alla Presidente Massimiliano Pederzoli per il canale Emiliano Romagnolo, grazie a Tonino Bernabè a per Romagna Acque, grazie. Società delle Fonti. E grazie a voi che ci avete seguito, l'acqua continua però in questo marzo che celebra anche la giornata mondiale e quindi avremo anche la prossima puntata con alcuni eh, consigli anche di tipo tecnico, concreto, diretto al mondo agricolo. Grazie per averci seguito.